Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Lucio Caracciolo, direttore di Limes, collegato con noi stasera da Genova, dove domani comincia il Festival della Rivista, che è dedicato al ruolo dell'Italia nell'era del sovranismo, diciamo così. Benvenuto, buonasera, bentornato buonasera. Augusto Minzolini, buonasera. Giornalista del giornale, bentornato buonasera. Luca Telese, giornalista. Allora, avete sentito sulla TAV fra Di Maio e Salvini, ormai è muro contro muro, il Premier Conte prende tempo e ammette naturalmente lo stallo e dice che l'unica strada è condividere i dubbi con Francia e Unione Europea. Quindi che cosa succederà subito dopo la pubblicità? Lucio Caracciolo, allora è stallo sulla TAV, c'è anche chi paventa delle possibili crisi di governo. Oggi il Premier Conte ha detto, tra le altre cose, che l'unica strada per uscire da questo stallo è condividere i dubbi con Francia e Unione Europea. Ma è possibile questo? Sì, Conte in realtà ha detto anche di più, cioè ha fatto capire di essere piuttosto contrario al progetto TAV e questo inclina la bilancia da una parte. Per poter riaprire il dossier con la Francia e l'Unione Europea bisogna innanzitutto decidere che la si vuole fare e poi si vuole anche sapere che cosa l'Italia intende cambiare del trattato attuale, dei vincoli attuali. Sentivo da parte francese una disponibilità ad aumentare dal 40 al 50% l'impegno finanziario dell'Unione Europea, credo che la questione dei soldi sarà abbastanza decisiva. In ogni caso domani Conte sarà qui, domani pomeriggio a Palazzo Ducale a Genova per inaugurare il Festival di Limes, quindi glielo chiederò. Gli farai queste e altre domande. Ad alcune di queste domande cerchiamo di rispondere anche noi stasera, vero Caracciolo, vero Minzolini, perché quando Conte in questa conferenza stampa in serata ha detto dateci tempo, non stiamo litigando, anche se il confronto è franco e serrato. In generale quando si dice che un confronto è franco vuol dire che se la sono data di santa ragione. Sì, no, io penso una cosa, ecco, se dovessi citare Tognazzi, direi che quello che ha fatto oggi, diciamo, nella sua conferenza stampa, Conte è una sorta di supercazzola per guadagnare un po' di tempo, perché in questo momento non può, con la premessa però che dico subito, cioè se uno dovesse andare a vedere in questi 10 mesi quante volte, parlando di problemi che erano sul tappeto, questo governo doveva andare in crisi, potremmo dirne 10. Credo che l'ambito, il quadro politico per cui loro, sia gli uni che gli altri, non vogliono andare a una rottura, c'è tutto. Devi trovare un modo per cui si arrivi alle elezioni europee e lo stesso piemontesi, non dimentichiamo che è la regione principale, certo, dando l'idea che nell'uno e nell'altro hanno perso. Ti faccio un'ipotesi, così te la faccio. Allora, il problema che pone la Lega in termini molto pragmatici, i bandi, che lunedì bisogna, diciamo, devono firmare, partire. Devono partire. Esatto. Allora, su quella cosa lì è bandi che per i cantieri della TAV. Per i cantieri della TAV. Questa cosa qui, chiaramente io credo che la Lega non possa accettare che non si facciano, perché altrimenti verrebbe meno ogni tipo di narrazione. Dall'altra parte, i 5 Stelle lo stesso non vogliono, allora bisogna creare una situazione per cui, pur facendo questo, diciamo, si può ancora immaginare che non si faccia. Da come mi hanno detto, c'è una ipotesi, una sorta di lettura, diciamo, della vicenda rispetto anche alla società, la TELT, che è una società franco-italiana che però dovrebbe di fatto essere regolata dal diritto francese. Secondo quello che mi raccontano, quindi? Si potrebbero fare i bandi, ma non ci sarebbero delle penalizzazioni se per caso venissero revocate. Questo però non basta.
devi fare un'altra cosa, perché non basta molti dei 5 Stelle, e potrebbe essere quella di dare in ogni caso via un progetto di modernizzazione dell'altra galleria, del Frejus. Ho capito. Mi gira la testa, Luca. Ma perché noi arriviamo a questo, te l'ho detto. Augusto Pinzolini, la cronista, ha seguito molte di queste diatribe parlamentari che sono state infinite. Ne ricordo una ai tempi dell'Ulivo, Rifondazione. Accadde una guerra civile senza quartiere per la base NATO che doveva essere ammessa, non ammessa, consentito o no, e poi Prodi trovò la quadra. Come si trova la quadra? Una possibilità, lo dico così perché è un'ipotesi che circola, ammetti che i 5 Stelle da anni dicono il Parlamento è sovrano, non bisogna tornare al Parlamento, e metti che si dice, bene, facciamo un ordine del giorno in Parlamento, cosa succede? I 5 Stelle votano no, mai, la TAV non si fa, si riprendono, come dire, la libertà di poter dire noi abbiamo votato no, ma quella mozione in Parlamento passa perché chi c'è a favore? Ci sono il PD con Zingaretti, è andato a fare una manifestazione e dire noi siamo per la TAV. Forza Italia ha partecipato anche alla manifestazione delle madamine torinesi, quindi a quel punto i 5 Stelle acquisirebbero la loro coerenza e anche la possibilità di dire l'hanno votata loro, e quindi dicono agli elettori che stanno passando da Salvini ai 5 Stelle, non rafforzate Salvini perché quello fa l'inciucio con Berlusconi e con il PD. Però nel contratto di governo però Caracciolo, sarebbe una cosa che ti salva capra e cavoli. Che cosa capiranno le elettrici e gli elettori alla fine? Questa storia a un certo punto da qualche parte andrà a parare, no? Beh, se è messa in questi termini, essendo io un elettore, non ci capisco niente, nel senso che si parla di tutto fuorché del merito, cioè un elettore vuole sapere se la TAV serve o non serve, se costa troppo o costa il giusto, quando si fa, perché ho l'impressione che se ne occuperanno ancora i miei nipoti, quindi insomma... Sempre che siano interessati gli elettori, Caracciolo, perché anche questo... Certo, comunque è chiaro che ormai è diventata una questione di pura politica interna in cui Lega e 5 Stelle giocano una partita per loro vitale, e in cui sarà molto difficile, anche se sentivo delle ipotesi molto brillanti, in cui sarà molto difficile trovare un compromesso prima delle elezioni europee. Però posso fare solo una postilla telegrafica. La TAV interessa molto i giornalisti e i media, perché è una questione di simboli molto importanti, e interessa moltissimo gli abitanti della Val di Susa. Il grosso degli elettori del governo giallo-verde in queste ore sono i 60.000 che ieri sono andati a chiedere il reddito di cittadinanza, i 250.000 che hanno fatto quota 100, cioè questo governo va avanti, Augusto lo sa, perché quello è il tavolo su cui loro misurano il loro consenso. Hanno mantenuto o no quella promessa? Lo dico tante volte, ma quota 100 è una cosa che si misura col numero. No, io su questo sono nel senso che partiamo dal presupposto che la TAV è diventata ormai, purtroppo, perché l'hanno voluto i 5 Stelle, quasi un elemento ideologico, nel senso, questo paese, come dice Salvini probabilmente, se non ci fosse stato questo dibattito non sarebbe lì a fare il braccio di ferro, guarda avanti o guarda dietro, questo è il punto. E allora per tutta una serie di un elettorato del nord che è molto attento a queste cose e che è stato sempre l'elettorato di riferimento della Lega, al di là che adesso si è allargata, questo qui è un argomento importante e lui non se lo può permettere. Ecco perché io dico che devi, in quello sono d'accordo con Lucio, nel senso devi trovare il modo di scavallare queste scadenze elettorali senza che nessuno dei due possa dire ho perso. Anche perdere in Parlamento e dire la TAV si faccia non è gestibile per i 5 Stelle. Ed è un problema. Ma allora da questa vicenda non si esce con un vincitore e un vinto? No, però io credo che. Ma perché in questo momento tu devi trovare il modo in cui, come dice giustamente Lucio, una soluzione per cui alla fine l'elettore non ci capisce niente, non ha capito se hanno vinto l'uno o l'altro. Ecco perché ti ho fatto quel tipo di esempio che era molto complicato, però che serviva, diciamo, a dare la possibilità sia all'uno all'altro di dire abbiamo vinto o comunque ancora non abbiamo deciso. Lucio Caracciolo, quando il Premier Conte dice, come ha detto oggi in conferenza stampa, la nostra credibilità non si dimostra dicendo sì a tutto, ma portando argomentazioni forti. Il governo italiano oggi è credibile per i partner europei? Ma parlare di partner in Europa mi sembra un eufemismo. L'Europa ormai è un ring in cui i giocatori, i pugili, si tirano colpi sotto la cintura in base a quello che ritengono essere il loro interesse nazionale. I nostri rapporti con la Francia sono sotto il livello di guardia,
E credo che in caso di rottura, cioè di no secco o comunque mascherato alla TAV, diventeranno francamente piuttosto caldi. Aggiungerei che la questione non credo che sia così limitata a Torino e provincia, insomma non è questione cisalpina, proprio perché è diventata anche una questione ideologica, ma poi è una questione che impatta sull'economia nazionale in una fase in cui stiamo entrando in recessione, quindi è chiaramente un segnale importante. La TAV, secondo me, o il TAV, perché in fondo è un treno, non capisco perché si debba chiamarlo al femminile, ma insomma... Io lo chiamo al femminile perché è una linea ferroviaria, no? La ferrovia. Beh, sì, si chiama treno ad alta velocità, quindi la treno ad alta velocità, ma va benissimo, non è un problema. Il punto è che questo treno avrebbe o non avrebbe senso, lo dobbiamo misurare non sul percorso Torino-Lione, ma sui grandi collegamenti internazionali, cioè se sotto le Alpi passerà una linea che lega l'Europa all'Asia e quindi proseguirà evidentemente da Torino verso il resto dell'Italia e verso l'Asia, oppure no? No, ma io sono assolutamente favorevole, l'ho detto varie volte, alla TAV o al TAV. Però credo che in questo momento il grosso, come dire, del peso elettorale, diciamo così banalmente, se i politici fanno l'analisi dei costi-benefici secondo i loro parametri, il grosso del peso elettorale sia in quel bacino elettorale, perché all'elettore nazionale che ha votato 5 Stelle interessa di più in questo momento nel resto d'Italia non sapere se si fa il TAV, ma sapere questi soldi promessi arrivano veramente, funzionerà il meccanismo che riguarda tre enti, che riguarda l'INPS, che riguarda lo Stato, che riguarda i CAF, riuscirà questa macchina a mettere in moto l'erogazione del reddito? Questo secondo me è la cosa che decide il voto sui 5 Stelle più di ogni altra cosa. Quindi poi a prescindere dalla TAV. Se fosse vero non saremmo qui a diciamo parlare magari, di un braccio di ferro. Ma, sì, ma magari ti dispiace per il TAV, ma dici però mi è arrivato il reddito, sono più contento. No, lo so, io su questo ho un'altra, diciamo, idea, ma anche perché io vedo... Ma noi stiamo parlando di reddito da quanto tempo? Dice a Gallipoli sono interessati alla... No, non sono interessati, però in ogni caso, quello che io dico è noi stiamo parlando di reddito di cittadinanza da quanto tempo? I risultati elettorali dimostrano che questo reddito, che pure tu stai sperando, e probabilmente quando lo avremo, molti scopriranno di non averlo, e quindi avremo anche un effetto boomerang, però non è che suscita tutto questo entusiasmo, perché altrimenti non avremmo avuto quello che è successo in Abruzzo, 60.000 regione... dove avevano avuto il 40%, non avremmo avuto la Sardegna dove hanno avuto sempre il 40%. Il Movimento 5 Stelle per cui da questo punto di vista io non credo che sia così. Noi dobbiamo partire da un presupposto che questo è un paese, poi tieni conto, la platea quali sono? 3 milioni? 2 milioni? 4 milioni? 5 milioni? Non sappiamo a chi arriverà, quindi è tutto da vedere e potrebbe esserci un boomerang. Quello che invece tu hai, e perché il simbolo della TAV è importante, è che noi siamo un paese che non stiamo entrando in recessione, già siamo in recessione. E probabilmente a sentire l'Ocse ci saremo per un anno. Allora, da questo punto di vista, io credo che diventa complicato, estremamente complicato, immaginare che su temi di quel tipo, che riguardano lo sviluppo economico, l'impatto, o il tentativo, o la capacità di un paese di reagire, tu poi alzi le mani e dici, non lo decido io, lo decide come governo, il Parlamento, o il referendum, o le elezioni. È una cosa assurda, è come abdicare al ruolo di un governo, o no? Lucio Caracciolo... Stando per un attimo sul reddito di cittadinanza, ti aspettavi che, diciamo, ieri è stato il primo giorno e non ci sono state le RS, non c'è stata la confusione, tutto sommato è partito in modo molto ordinato a questa prima fase. Te lo aspettavi? Beh, questa è una buona notizia, nel senso che se vogliamo parlare del reddito fuori dall'ideologia, il fatto che comunque la cosa stia funzionando, ma stiamo ovviamente al primo giorno, è un po' presto, è una notizia positiva, vuol dire che almeno siamo capaci di organizzare un'operazione piuttosto complessa. Poi sul merito, su quanto serva, quanto non serva, o quanto sia una mossa puramente elettorale, si può dibattere fino a domani, ma se riusciamo una volta tanto a organizzare una cosa che funziona, non credo che debba dispiacere. Ma perché i 5 Stelle continuano a perdere nelle elezioni locali e anche nei sondaggi, secondo te? Ma io credo che i 5 Stelle siano una galassia in decomposizione che tiene insieme anime molto diverse e che è tutta basata su questa dimensione impalpabile della rete che alla fine in politica non tiene. In politica vinci o perdi se
hai delle organizzazioni territoriali, se sei strutturato, vero, magari non lo chiami partito, ma se sei più o meno strutturato come un partito, la Lega vince per questo, perché la Lega è forse direi l'unico in questo momento vero partito italiano, il più vecchio comunque che abbiamo, ed è diffuso più o meno in tutta Italia. Sei d'accordo, Luca? Sono d'accordo al 100% con Caraccio. Le elezioni amministrative sono il territorio, il santino dato a mano, la persona che conosci, non c'è dubbio. Ma c'è un elemento nuovo, c'è un attore nuovo. La vittoria di Zingaretti con 1.800.000 persone che vanno a votare, quando tutti i sondaggisti dicevano ma andrà solo 1 milione, anche Renzi pensava, i suoi pensavano che sarebbe stata una cosa minore di partito, apre un canale di competizione molto forte da sinistra. Finora, l'ho detto varie volte, anche l'opposizione del PD, tra virgolette, era da destra. Adesso, quando arriva un candidato, qualunque cosa ne pensi, solido su alcuni valori socialdemocratici, il welfare state, l'assistenza, quello diventa un competitore. Quindi per questo il reddito simbolicamente diventa più importante, perché parla a tutti. E l'unica cosa che puoi dire è noi questo l'abbiamo fatto, se ci sei riuscito, se non ci sono pasticci. Questa è solo la fase 1, cioè registrarsi. Ma l'erogazione è il momento in cui si chiude quel percorso, e quindi Zingaretti diventa un avversario temibile, perché richiama alla base e ha la credibilità per farlo i voti che erano andati in libera uscita. Augusto Mezzolini, tu proprio oggi hai scritto che Zingaretti già dilania i 5 Stelle. Io sono convinto. Perché? Ma perché c'è una difficoltà, cioè se tu, secondo me, l'operazione di Zingaretti ha due temi. Innanzitutto cambia completamente la logica del PD. È un'espressione anche abbastanza provocatoria, ma è un partito, usando diciamo, il paragone con quello che diceva Veltroni, è un partito a vocazione minoritaria, però che riscopre intanto l'idea della coalizione e soprattutto si ancora a sinistra. Questa operazione qui fa completamente traballare l'intero quadro politico su cui si tiene il governo giallo-verde, perché dà la possibilità innanzitutto sia agli elettori scontenti, vedi quello che è successo sulla legittima difesa ieri, sia a gruppi dirigenti che non ci sono, l'Airola che se ne va per la TAB, via dicendo, un possibile approdo. Cioè non sono fermi e fissati su quello schema, c'è un altro schema che può nascere. In più riapre anche uno schema dall'altra parte, il discorso è un po' complicato. Dall'altra parte che intendi? Anche sul centro-destra, ma perché? Perché no, Zingaretti non farà lascia, il Nazareno. No, ma non guardare l'elenco, io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo un altro. Qual è lo schema? Noi abbiamo avuto un governo giallo-verde che si basava su un baricentro che era situato tra la Lega e i grillini, d'accordo? Quando tu riapri qui e di fatto riassorbi buona parte dell'elettorato 5 Stelle, che cosa crei? Il baricentro si risposta nuovamente sullo schema centrodestra, centrosinistra. Quindi è uno schema bipolare. Bipolare, torniamo al sistema però bipolare. Però abbiamo una legge elettorale che non favorisce questo. Però no? Sono d'accordo, quindi, però il problema qual è che tu devi partire anche da un presupposto, dal fallimento dell'attuale governo. C'è anche una cosa che lui ha sfiorato, cioè la coalizione. Perché uno può avere un PD più piccolo, ma se questo PD crea un'infrastruttura più larga, sei più competitivo nei collegi, che è la forza che il centrodestra ha avuto, che gli ha permesso di vincere. Con la Lega al 17 il centrodestra ha preso la maggioranza dei collegi. Questa è la rivoluzione cartesiana che c'è nella politica elettorale, ma anche nei rapporti di forza fra coalizioni. Lucio Caracciolo, secondo te Nicola Zingaretti è l'uomo giusto per dare una prospettiva al PD e per poter allargare il campo di sinistra e del centro-sinistra in modo rilevante, tanto da tornare a un bipolarismo centrodestra centrosinistra? Io credo che Zingaretti, oltre ai suoi meriti personali, sia anche un uomo fortunato, perché diventare segretario del PD in questa fase significa comunque garantirsi di andare meglio che nel passato. È molto difficile andare peggio. E poi in secondo luogo potrà fruire della obiettiva crisi del Movimento 5 Stelle, che apre quindi un certo mercato elettorale, una caccia al tesoro del PD in quell'area, e dall'altra parte secondo me potrebbe anche prendere qualcosa sul fronte che ha votato Lega, perché la Lega ha ottenuto un grande successo sul fronte migratorio, poi si può discutere sui mezzi, ma ora la Lega si intesta una recessione e voglio vedere come Salvini e i suoi possono spiegarle ai loro elettori.
Come possono spiegarlo ai loro elettori? Che era colpa di chi c'era prima? Volevo dire una cosa in più. Il fronte migratorio, non essendoci un'emergenza in questo momento, è molto difficile continuare con le vecchie emergenze riciclate e dire che sta salvando il mondo. E poi il voto che da sinistra si è spostato sulla Lega è un voto molto particolare, un voto popolare operaio. Facciamo sempre l'esempio di Terni, dove il primo partito è la Lega. Il primo partito era il PC, Terni con percentuali bulgare. L'avanzata della Lega dov'è? Nelle regioni rosse, dove c'è una tradizione di voto di sinistra, dice ma Salvini è popolare, lo voto. Allora, il PD che torna competitivo a sinistra, non possiamo ancora dire quanto farà, perché tutti dicono Zingaretti, ritorna a contendere quei voti. Può ritornare a contendere, magari non lo farà, dipenderà dalle mosse che Zingaretti farà da ora, però è molto osservato. Io ho scritto un pezzo molto lungo su The Post Internazionale raccontando, ho conosciuto Zingaretti. Hai scritto un lungo ritratto di Nicola Zingaretti, raccontacelo. Sì, brevemente, ho conosciuto Zingaretti quando avevo 14 anni, era il segretario della Federazione Giovanile di Roma. Allora, siccome mi ha colpito che lui dice mi sono formato in quegli anni, nei movimenti, in realtà a me ha colpito che di quel Zingaretti che ricordo molto bene, era un Zingaretti che era l'ultimo grande generazione di quadri, il quadro di partito, che ora sembra una cosa brutta, ma in realtà il quadro di partito sapeva mediare, trovare le persone, trovare le soluzioni. Probabilmente la sua forza, cioè, quindi no? Se hai messo insieme quel casino che era la FIGC del 1986-87, quando lui era leader, che era pacifista, non violenta, però filosovietica in una parte, eccetera, eccetera, puoi persino mettere a posto il PD. Poi persino mettere a posto il PD. Augusto Minzolini, oggi Renzi ha detto che grazie al suo no all'alleanza con Di Maio è cominciata la distruzione del Movimento 5 Stelle. È un merito che gli va riconosciuto. Io penso che sia in dubbio, nel senso probabilmente se ci fosse stato un cedimento avremmo avuto un altro tipo di storia qui. Poi uno può dire che sarebbe stato meglio o meno, non lo so. Però probabilmente se ci fosse stata un'alleanza tra 5 Stelle e PD... Il partito soccombente sarebbe stato il PD, secondo me. Mi sbaglierò, ma è così. Però con i sei non si fa la storia. Certo, c'è anche chi dice, Lucio Caracciolo, che comunque il Partito Democratico con Renzi, che appunto allora diceva niente accordi con il Movimento 5 Stelle, ha così consentito alla Lega di andare al governo, di andare al potere e di raddoppiare secondo i sondaggi, e non più solo secondo i sondaggi, stando anche agli esiti delle elezioni regionali, i propri voti. Ma vedete, io penso che in questa fase chi va al governo parte proprio con un handicap, cioè veramente è difficile invidiare uno che debba governare oggi l'Italia, quindi conviene al PD restare ancora all'opposizione, incassare quello che riesce a incassare, perché non è detto che ci riesca, ma il mercato c'è alle elezioni europee, e poi attendere la resa dei conti che a mio avviso avverrà nella primavera prossima, cioè quando molto probabilmente si scioglierà il Parlamento, sempre che non succeda qualcosa prima. Nel senso che dipenderà dall'esito delle elezioni europee? No, non penso che le elezioni europee decideranno, a meno che appunto non ci sia un tracollo colossale dei 5 Stelle, ma non credo. Penso che cercheranno sia Salvini che Di Maio di durare ancora un po', e poi si vedrà aprile-maggio dell'anno prossimo, penso che si voterà. Io volevo dare un aneddoto su Zingaretti. Quindi diciamo, scusami sì. Luca, intanto escludiamo una crisi di governo sulla questione della TAV. Prima delle europee, secondo me non succede nulla. No, dicevo un aneddoto su Zingaretti per dire che non è bonaccione come qualcuno pensa. Una rottura molto forte di quegli anni accadde nel 1987 quando il gruppo dirigente della FIGC, Folena, Zingaretti, ha deciso di entrare nel partito dei giovani socialisti europei, il PC non ci stava. Ci fu un'assemblea, quelle quasi novecentesca, in cui ci fu una scissione e i giovani comunisti della settima circoscrizione a Roma uscirono cantando l'Internazionale per protesta contro Zingaretti. E io ho questa immagine di lui che rimane tranquillissimo, legge il programma, il risultato, sta succedendo il finimondo, urla, cose, eccetera, uscì questo corteo, ora è il leader di questa componente, è diventato un cantante folk, si chiama Capuano, e Zingaretti disse: bene compagni, è stata una bella votazione, la seduta è conclusa. E Minzolini ricorda queste cose molto di apparato. Non sarà un tenerone se avrà dei conflitti, credo. Per tornare un attimo ancora su Renzi e il futuro di Renzi, Augusto,
cosa farà? Perché in serata è arrivata la notizia che lui ha aderito insieme ad alcuni altri parlamentari del PD al manifesto del presidente francese Macron, quello sull'Europa. Io, guarda, dico soltanto che questo per suicidio. Un altro, no, ma la mettiamo così, tu sei portato a dire sempre che è un suicidio quello di Renzi. Io dico soltanto una cosa rispetto al quadro che si è aperto. È evidente che rispetto al ragionamento che facevo prima, se tu hai una sinistra e ritorniamo sul diciamo su uno schema bipolare, il centro, quest'area che va da lì e arriva fino alla Lega, con la Lega che diventa più non la Lega, Salvini è il nuovo leader della destra italiana, certo. È importantissimo, è fondamentale, è lì che giochi tutta la partita, è lì, bisogna vedere se lui vuole giocare una partita lì o se invece non la vuole giocare, però quello è il punto, nuovamente dove si giocano, diciamo, i destini dello scenario politico di questo paese. Di questo paese. Luca Teresa, perché suicida l'ho detto molto bene, vabbè, Minzolini viene da Forza Italia, quindi ha una sensibilità diversa, Macron lo eccita, lo capisco, perché è un po' trans. Puoi politico. Dirmi tutto quello che vuoi, ma io penso che abbia detto di tutto sull'Europa dal 2011 però ad oggi. Però Calenda dice un'argomentazione giusta, cioè un leader della sinistra italiana non firma il manifesto di un solo leader, tra l'altro del, diciamo così, del centro del Parlamento europeo, firma un appello di una serie di leader, cioè crea un movimento politico, una posizione politica, non firma un appello personale di Macron. Ho capito, vedremo, staremo a vedere. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Abbiamo detto all'inizio che domani Lucio Caracciolo nel festival di Limes a Genova avrà ospite il Premier Conte. Ma qual è oggi il ruolo geopolitico dell'Italia? Sentiamo Paolo Pagliaro, pochi secondi di pubblicità. L'Italia è direttamente coinvolta nella sfida tra Stati Uniti e Cina. A Washington cresce il nervosismo per la decisione del nostro governo di aderire, primo paese del G7, ai dossier economico-commerciali della Via della Seta, un progetto che porta con sé investimenti e cantieri per 900 miliardi di dollari. Anche di questo si occuperà il sesto Festival di Limes, in programma da domani a domenica nel Palazzo Ducale di Genova e quest'anno dedicato all'Italia. Nel numero pubblicato in occasione del festival, ricco di contributi e delle carte a colori realizzate da Laura Canali, Limes invita a riflettere sulle quattro grandi risorse che, sfruttate, consentirebbero all'Italia di competere nell'arena geopolitica. La prima risorsa è la collocazione al centro del Mediterraneo, crocevia strategico e commerciale fra Europa, Africa e Asia, privilegio cui siamo insensibili, come dimostra l'arretratezza del nostro sistema portuale. La seconda risorsa si chiama Chiesa Cattolica, potenziale trampolino verso il vasto mondo nel quale la Santa Sede getta le sue reti per giocare una peculiare geopolitica, non solo spirituale. La terza risorsa è il marchio. Secondo la classifica dei migliori paesi, compilata annualmente sulla base di interviste a 20.000 personalità eminenti di tutto il mondo, l'Italia è al primo posto sia per influenza culturale che per patrimonio storico-artistico. Se diventasse uno strumento di geopolitica, il marchio aprirebbe al nostro paese spazi di influenza e ragioni di scambio estremamente favorevoli. Una quarta risorsa è la legittimazione dello strumento militare nelle crisi internazionali, in cui sappiamo assumerci le nostre responsabilità pur senza avere la vocazione dei pistoleri. Ora, conclude Limes, si tratterebbe di ragionare come conviene a uno Stato, rinunciando a incubare future Catalogne. Lucio Caracciolo, che messaggio vorrà far uscire domani il Premier Conte quando verrà al Festival di Limes lì a Genova? Quello che ha cercato di veicolare anche stasera, cioè abbiamo un governo affidabile che sa quello che vuole, sa quello che fa. Poi naturalmente ognuno avrà le sue opinioni. Io penso che l'Italia sia veramente a svolta. Nel senso che quello che prima era qualcosa di scontato, cioè la sua esistenza, in una prospettiva non di lunghissimo periodo non è più così certo. Un solo dato, da 4 anni noi perdiamo popolazione e se continua così, per esempio fra 30 anni il Mezzogiorno, che è già mezzo deserto, avrà 5 milioni di abitanti in meno. Quindi al di là di tutto dobbiamo capire che siamo immersi in una situazione di declino e che dobbiamo cercare di superare le ragioni di questo declino. E una delle
cose più urgenti da fare, io credo, sia quella di ricentrare i poteri dello Stato, di avere uno Stato più forte, più snello, ed evitare invece questa sarabanda di frantumazioni territoriali, per cui alla fine non si capisce mai chi sia responsabile di cosa, magari anche utilizzando il cosiddetto autonomismo regionale come una sorta di preseparatismo. E molti segnali che arrivano sia dal nord che dal sud, dove si riscopre il regno delle due Sicilie, credo che siano abbastanza preoccupanti. Grazie, grazie Lucio Caracciolo, collegato con noi stasera da Genova, perché domani si apre il festival di Limes e vedete l'ultimo numero di Limes, come anche il festival dedicato all'Italia, al ruolo dell'Italia. Il numero di Limes si intitola Una strategia per l'Italia e certo ne abbiamo bisogno. Grazie Caracciolo, grazie Augusto Minzolini, grazie Luca Telese, grazie spettatrici e spettatori, linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita, con come sempre molti ospiti interessanti e anche reportage dalla Libia, molto interessanti da non perdere. Noi ci vediamo domani 8:30, arrivederci.